Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati. Oggi le telecamere di STV a San Mango d'Aquino. Ci troviamo nell'interno del Palazzo della Cultura per un incontro con il Presidente della Regione, il nostro Presidente Mario Oliverio. Accanto a me decisamente la onorevole Enza Bruno Bossio, che saluto e che ringrazio per aver aderito all'invito per questa intervista. Lungimirante il nostro onorevole Cefalo, che oggi ha voluto organizzare questo convegno qui per parlare dello sviluppo del territorio. Ma è da tempo che seguo insieme all'amico Leopoldo queste vicende dello sviluppo soprattutto infrastrutturale di questo territorio. Io sono nella Commissione Trasporti della Camera, quindi mi occupo più da vicino di questi problemi e devo dire che finalmente siamo arrivati probabilmente a un punto importante, soprattutto nel rapporto anche col Ministero dei Trasporti e con l'ANAS. Sarà finalmente possibile, già nell'accordo di programma con la Regione, avere quel famoso collegamento tra lo svincolo di San Mango d'Aquino e la statale 18 direttamente su Campora. Questo sarà un grandissimo intervento che porterà allo sviluppo di questo territorio e sarà anche un modo poi per evitare quel traffico, quella congestione che si genera di solito sulla fascia tirrenica. Devo dire che queste novità importanti sono arrivate nel momento in cui l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha voluto a tutti i costi il patti per il Sud e quindi anche il patto per la Calabria, ma naturalmente grazie soprattutto alla presenza di Mario Oliverio, che da 2 anni sta lavorando alacremente affinché questo risultato possa essere raggiunto. Ebbene amici, adesso abbiamo il piacere di avere accanto a noi Franco Pucci, che è il Presidente dell'Unione dei Comuni, che interessa appunto in modo particolare questo comune che oggi ospita questo importante incontro col Presidente della Regione. A lei intanto chiediamo, com'è questa carica che le ha lasciato il nostro caro Leopoldo Cefalo? È una carica importante perché siamo una delle unioni dei comuni più importanti della Calabria, anche perché in provincia di Catanzaro sono pochissime le unioni dei comuni. Io ho accettato volentieri questo incarico, anche se molto pesante, perché ho preso l'eredità dell'onorevole Cefalo, che è sempre stato attento su queste problematiche qua. E lo dimostra la giornata di oggi. Oggi noi abbiamo accettato questa sfida con lo Presidente della Regione proprio per dimostrare che il nostro territorio ha delle potenzialità che vanno naturalmente incentivate e attenzionate. E la giornata di oggi, il proposito della giornata di oggi è proprio questo qua, di far conoscere al Presidente della Regione le potenzialità di sviluppo che ci possono essere in questo comprensorio, in questi 7 comuni dell'Unione che parte da Gizzeria e finisce a Motta Santa Lucia. Quindi Presidente, ancora una volta grazie all'onorevole Cefalo, che riesce praticamente a organizzare queste meravigliose giornate per questo comune che risponde al nome di San Mango d'Aquino. Sicuramente. Ed è con grande gioia e con immenso piacere che rivediamo qui nel comune di San Mango d'Aquino il sindaco, o la sindaco se preferisce, di Nocera Terinese. Lei è l'avvocato Fernanda Gigliotti, che non manca ad un'importante giornata organizzata appunto dal sindaco di San Mango d'Aquino. È così? Beh, è una giornata importante perché è una di quelle in cui finalmente il Presidente della Giunta regionale è presente in questo territorio, un territorio che necessita di una particolare attenzione sia per la difficoltà in cui si trova sia per le potenzialità che ha e che la Regione dovrebbe in qualche modo saper cogliere e inserire in una programmazione di medio termine, visto che oramai 2 anni quasi sono passati 2 anni della giunta Oliverio, per cui guardando alla fine della legislatura, della prima legislatura, mi auguro della prima e quindi che ce ne sia anche una seconda, è necessario programmare partendo dai territori. Da qui a poco sicuramente ci sarà l'intervento del Presidente della Regione. Lei pensa che riuscirà ad accontentare veramente tutti i presenti? Non lo so, penso che un Presidente della Regione si debba far carico delle urgenze e poi ci sono delle priorità che, anche se non sono urgenze, sono prioritarie per il territorio. Per quanto mi riguarda, l'urgenza in questo momento è la depurazione e quindi la tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, ma anche della qualità del mare,
la tutela conseguentemente dei fiumi e quindi della depurazione dei paesi che sversano all'interno del fiume Savuto e quindi anche di San Mango, di Martirano. E questo è il problema, secondo me, l'urgenza delle urgenze delle urgenze. Poi ci sono le priorità, che sono i dissesti idrogeologici che già abbiamo avuto modo di vivere e sopravvivere questo inverno, ma il territorio va messo in sicurezza. Il problema prioritario dell'erosione costiera, che anche quest'inverno si è portato via, almeno per quanto riguarda il mio comune, un altro pezzo di lungomare che va ripulita ovviamente la spiaggia, perché qui non si tratta di difendere il lungomare che non c'è più, si tratta di recuperare la spiaggia, perché la spiaggia, come il mare, è un bene comune, un bene di tutti. E poi, sempre a livello prioritario, c'è anche il trasporto, un piano di trasporto di questo territorio. Questo è un territorio bellissimo, in cui si può vivere bene, in cui c'è una qualità della vita, un indice di benessere elevato, ci può essere molto più di quello che una famiglia con uno stipendio monoreddito può avere in qualunque altra parte della regione o d'Italia, e però c'è un deficit strutturale di trasporto locale, da sempre affidato ai concessionari e spesso anche reso difficile da una viabilità non perfettamente coordinata. Quindi mi aspetto che nell'ordine le risposte ci siano: depurazione, tutela del territorio, erosione costiera e la salvaguardia del dissesto idrogeologico, e poi anche la viabilità e il collegamento. Ebbè sì, dopo il sindaco di Nocera, sicuramente il sindaco di Falerna, che rivediamo con grande gioia, anche perché quest'estate abbiamo avuto veramente una giornata intensa passata con lui, con il suo gruppo, lo voglio anche dire, sono stati campioni a Comuni Insieme. Io spero di rivederli anche quest'estate. Stiamo parlando praticamente del nostro amico Giovanni Costanzo. Allora, intanto come andiamo, sindaco? Allora, grazie delle belle parole, andiamo bene, anche grazie a voi e all'attenzione che dimostrate, un occhio di riguardo al mio territorio, ma tutta l'area, quella della Metina, e questo vi fa sicuramente onore e merito. Grazie per le belle parole anche nei miei confronti. Intanto parliamo di questa magnifica giornata che ha voluto organizzare qui nel suo magnifico comune il nostro amico Leopoldo Ceffallo. Anche lui oggi ha inteso invitare addirittura il Presidente della Regione per parlare di un tema che ritengo importantissimo: lo sviluppo di questo territorio, dei vostri comuni. Sì, oggi è un'altra, diciamo, tappa, nel senso che c'è stata questa cosa molto, diciamo, no? Innovativa, questa di provare a costruire una vera e propria unione dei comuni. Tutti i passaggi formali sono stati fatti, adesso la stiamo riempendo di contenuti. Chi parteciperà al convegno saprà che in qualche maniera è l'unione dei comuni che adesso sta presentando una serie di progetti, perché è partita la programmazione POR finalmente, e adesso man mano che escono i bandi, avendo delle premialità, stiamo partecipando come unione, che per quanto riguarda una terra come quella calabrese, che ha vissuto e vive ancora di isolamenti, il fatto che ben 7 comuni abbiano deciso di fare un cammino insieme, chiaramente è importante per tutti quanti noi. Il Presidente, lo stiamo aspettando, da qui a poco sarà insieme a tutti voi, cosa dirà? Il Presidente ci guarda anche lui con attenzione, perché il fatto di presentarci insieme dalla Regione è visto di buon occhio. Anche lui ha faticato tanto per circa un anno intero nel mettere le carte a posto per far partire queste risorse del POR, perciò è un momento importante per tutto il territorio calabrese. Noi dovremmo fare, come invece Unione Territoriale Nostra, la nostra parte e non fare perdere nessuna delle risorse messe sul tavolo. Ebbene amici, adesso un altro sindaco che ci raggiunge, lui è il sindaco di Gizzeria, Pietro Raso, lo rivediamo con immenso piacere. Non è voluto mancare a questa giornata che ha preparato il sindaco di San Mango d'Aquino, l'onorevole Leopoldo Ceffallo. Una giornata importante perché come tema prevede lo sviluppo del comprensorio, dei vostri territori, dei vostri comuni. Ci sarà anche il Presidente della Regione, quindi che giornata sarà, sindaco? No, è una giornata fatta bene dall'onorevole Ceffallo, più che altro è per discutere su delle problematiche del territorio, le problematiche iniziano
di questo grande comprensorio che inizia da Lamezia e finisce fino ad Amantea, quindi parte importante della Calabria, forse uno dei territori più attivi, più pure dal punto di vista economico, più avanzati rispetto al resto della Calabria, con la zona aeroporto, autostrada, insomma siamo il centro della Calabria. Centro della Calabria, due cose che vorrebbe vedere realizzate almeno per il comune di Gizzeria, il sindaco di Gizzeria. Ah, per Gizzeria quest'anno io mi augurerei non che fossero l'acqua pulita, cose poche, l'acqua pulita del mare e poi il resto la normalità, fa finché ci sia una valanga di turisti d'estate, come speriamo che avvenga, cioè penso che attraverso il turismo ci possa essere uno sviluppo di tutto il territorio, oppure dal punto di vista economico, principalmente dal punto di vista economico, e poi pure spero che nei prossimi anni ci sia una crescita culturale e sociale del nostro territorio, perché sono le cose importanti che poi effettivamente un sindaco si augura, perché alcune volte magari andiamo a pensare a fare grandi opere pubbliche che poi queste opere pubbliche non danno i suoi frutti, quindi è meglio pensare al poco però fatto bene. Non manca in questa giornata importante qui al comune di San Mango d'Aquino la dottoressa Anna Maria Cardamone, che è sindaco di Decollatura. Un incontro oggi anche con il presidente della regione, al quale sicuramente saranno presentati dei motivi per rendere più importante il progetto sul vostro territorio. Sì, sicuramente, naturalmente questo è un progetto che è partito proprio con l'unione dei comuni, anche se Decollatura non è in questa unione, perché noi stiamo tentando e spero veramente che ci possiamo riuscire con Soveria Mannelli e Motta Santa Lucia a parlare proprio, più che parlare, ad avviare la fusione dei tre comuni. Abbiamo già avviato una prima riunione e siamo abbastanza avanti, spero che possiamo avviare l'analisi territoriale a breve, quindi io dico ben vengano queste riunioni se sono frutto proprio di unioni di comprensori, o meglio ancora se si potesse andare un pochino più avanti per le fusioni. Sono secondo me le uniche situazioni che possono veramente portare beneficio a questi comuni, ridurre i costi, quindi avere dei costi comuni, ma soprattutto abbattere quelle distanze che sono solo ed esclusivamente amministrative, ma niente di più. Abbiamo chiesto poc'anzi al sindaco che l'ha preceduta due cose importanti che si possano e si dovrebbero realizzare per il comune di Decollatura per vederla ancora più sorridente di come è adesso. Io la ringrazio, ma veramente sono tante. La cosa che auspico veramente a me stessa è finire la mia consigliatura con la fusione con Soveria Mannelli e con Motta Santa Lucia, perché sarebbe un passo molto molto avanti, sarebbe in un certo senso un passo che tanti altri comuni del nord e del mezzogiorno hanno già compiuto, e soprattutto potremmo dare più servizi ai cittadini e meno problemi, come spesso purtroppo in questo periodo abbiamo. Questo è l'augurio che io mi faccio. L'altro, è che per fortuna è già avviato, è far funzionare meglio la fattoria sociale, una fattoria sociale che, come molti sanno, ormai è al quarto anno di coltivazione, una fattoria sociale che per me è un fiore all'occhiello in quanto lavora insieme al centro di salute mentale, e di questo ringrazio sempre l'ASP numero 7 di Catanzaro, in particolar modo il dottore Perri, proprio per aver creduto a questa integrazione tra comune e ASP per dare un futuro a chi in un certo senso è stato un po' più sfortunato di noi, e quindi quelli del centro di salute mentale. Grazie. A questa giornata importante organizzata dal sindaco di San Mango d'Aquino, l'amico onorevole Leopoldo Cheffallo, non può mancare il comune di Conflenti con il suo di sindaco, il dottor Serafino Paola. Allora, si discuterà oggi di progetto sul territorio, sui territori dei comuni che vi vede uniti oggi in questo convegno. Ringrazio intanto l'onorevole Cheffallo per il ruolo anche di guida che sta assumendo nei confronti del territorio, della comunità del Reventino e anche di quella che guarda l'area del Tirreno. Ritengo che questo incontro sia un incontro importante perché avrà modo di chiarire gli aspetti peculiari di quelli che sono gli interventi che sarà possibile sviluppare sul territorio del comprensorio. Ritengo che
sia necessario analizzare le potenzialità di sviluppo e da queste partire per arrivare poi ad accedere ai finanziamenti e alla realizzazione delle opere. Errato sarebbe invece aspettare le pubblicazioni dei bandi per invece andare a ritroso e realizzare opere che magari non hanno attinenza a quelle che sono le potenzialità che il territorio nostro ha nello sviluppo delle attività possibili. E adesso abbiamo il piacere di conoscere sicuramente un personaggio, lui è il cavaliere Raffaele Alberto, che praticamente promuove la nostra meravigliosa Calabria addirittura dove? Negli Stati Uniti e dove vado nel mondo. Guardi la telecamera, non guardi me. Delle più belle telecamere, se permette. Allora, io abito nel New Jersey e vengo una volta al mese in Italia e sono un produttore cinematografico e ho fatto un film con Franco Nero. In più sono il presidente, promotore e sponsor del Sila Festival, che è la quarta edizione, si chiama Festival Internazionale del Cinema Ecoambientale e delle Terre d'Origine, Arte, Cultura e Spettacolo. Il festival è itinerante e lo porto di zona in zona per far conoscere i nostri posti. E l'anno scorso ho dedicato il festival a una ragazza che è morta di una morte prematura, di un batterio che ti prende e sei spacciato. Quindi ho dedicato questo festival. In più ho proposto borsa di studio per ricerche su malattie rare. In più ho presentato altri 4 libri di mafia, di emigrazione e altre malattie rare, di postpartum, di tutte queste cose sociali che mi occupo e le promuovo qua all'estero dove vado. Perfetto, è stato veramente un piacere, è un grosso personaggio, continui così per la nostra meravigliosa Calabria. Non direi che sono tanto grosso, sono il più sotto della normalità, dai. Complimenti ancora. Grazie. E adesso è con noi il dottor Amedeo Colacino, che rivedo con piacere, sindaco di Motta Santa Lucia. Non manca a questa importante giornata che ha voluto organizzare l'onorevole Leopoldo Geffallo. Si parlerà dei vostri territori. Il progetto è veramente importante, sindaco. Sì, stasera è un modo per far conoscere al Presidente della Regione Calabria le potenzialità di questo territorio, soprattutto dei paesi che fanno parte dell'Unione dei Comuni, quindi zone mare, Falerno, Gizzeria e Nocera, la zona montana, San Manco d'Aquino, appunto Martirano Lombardo, Conflenti e Motta Santa Lucia. Quindi abbiamo delle idee progettuali per questo territorio che vorremmo sottoporre all'attenzione del Presidente, non idee che partono dal singolo comune San Manco o Motta, ma idee progettuali che vanno a creare dei servizi sull'intero territorio, quindi tenendo conto dell'aspetto storico e della ricchezza storica dei nostri territori e delle potenzialità di sviluppo che riteniamo siano tante su questi territori. Per esempio sulla delega che ho io per quanto riguarda le scuole dell'Unione, si vogliono creare due grossi poli scolastici, uno sulla Valle del Savuto, in modo che serve tutti i comuni della Valle del Savuto, dove ricadono addirittura 10 comuni, quindi creare un unico polo scolastico, perché la problematica di questi comuni è lo spopolamento. Noi oggi abbiamo purtroppo la piaga di avere delle pluriclassi, cioè avere insieme ragazzi di quarta e quinta elementare in un'unica classe oppure 3 classi insieme. Allora, per evitare queste pluriclassi e quindi una didattica precaria nei confronti dei nostri figli, l'idea è quella di creare un unico polo scolastico sulla Valle del Savoia e un altro polo scolastico invece concentrarlo sul mare tra i comuni di Falerno, Gizzeria e Nocera. Quindi questo per quanto mi riguarda a livello scolastico, ma gli altri colleghi hanno già esposto le altre idee e stasera li proporremo appunto al Presidente della Regione. E ci siamo, amici, dulcis in fundo, sicuramente il nostro magnifico onorevole Leopoldo Geffallo, che anche oggi si supera, lungimirante come sempre, riesce ad organizzare qui nella sua splendida San Manco d'Aquino un incontro col Presidente della Regione, col quale evidentemente si parlerà dello sviluppo di questi magnifici territori. Ci sono stati tutti i sindaci che sono stati invitati e che noi abbiamo intervistato. Lasciamo a lui decisamente l'ultima parola. Sì.
L'ultima parola è questa, io non so cosa sono detto i miei colleghi, l'incontro di oggi in buona sostanza vuole rappresentare un progetto di sviluppo dell'intero comprensorio superando i confini asfittici dei comuni e al presidente della regione Calabria per dire eccoti presidente, la ipotesi di sviluppo di questa zona secondo le direttrici che noi riteniamo essere confacenti al territorio e per superare i momenti di difficoltà e di crisi che in Calabria vi sono. In buona sostanza dare una parcella alla presidente di buona vita amministrativa per dire poi su questa parcella così organizzata con questi progetti in essere tu regione devi fare il tuo dovere affidando questa parcella a tutti quelli che sono i buoni auspici e i buoni interventi perché si superano i momenti di crisi che ci sono. Questa è la riunione di oggi. Poi all'interno di questa riunione chiaramente nella quale noi andremo a puntualizzare quelle che ne abbiamo già studiato essere linee di sviluppo, vogliamo dire anche che ci sono alcuni servizi che non funzionano, vogliamo dire che sono alcuni ritardi nella regione che devono essere superati, vogliamo dire al Presidente della Regione che il suo buon lavoro fatto in questi anni per superare clientele, incrostazioni, che ha trovato una serie di negatività, su queste adesso deve impostare una politica alata che porti immediatamente a risultati produttivi, perché non possiamo aspettare che queste nuove generazioni muoiono di inedia e di fame, senza lavoro, e aspettare chissà che cosa, quando invece noi abbiamo qui in sede la ricchezza per poter produrre progresso e posti di lavoro. Questo è il nostro progetto di oggi, è quello che puntualizzeremo al Presidente perché egli con la sua buona volontà possa articolare all'interno di questo progetto le iniziative che la Regione deve fare con i fondi che ci sono, perché non si perdano, deve fare per dare risposte concrete alle nostre comunità. È sempre qui a San Mango d'Aquino per questo convegno che il nostro onorevole Leopoldo Chieffal ha voluto organizzare con la presenza del Presidente della Regione, onorevole Mario Oliverio. Incontriamo un caro amico, il dottor Giuseppe Perri, che non è voluto mancare a questa giornata importante per San Mango d'Aquino. Allora, come viviamo questa giornata intanto, dottore? Ma io devo dire innanzitutto che sono qui perché mi ha invitato il sindaco Leopoldo Chieffallo come direttore generale dell'azienda sanitaria. Diciamo, anche questi comuni fanno parte del comprensorio dell'azienda sanitaria. C'è una popolazione, come in tutti i comuni della Calabria, anziana che necessita di servizi. E quindi ecco, penso di essere coinvolto anche in prima persona in questa situazione. Poi San Mango aveva una struttura di proprietà dell'azienda sanitaria, un RSA che l'incuria del tempo ha fatto decadere dal punto di vista strutturale e stiamo pensando, d'accordo con la Presidenza e la Giunta regionale, di poter dare, come dire, un indirizzo e una funzione a questa ex RSA. E quindi sono qui anche perché poi sono un cittadino di Falerna e quindi questo comprensorio mi sta anche particolarmente a cuore. È una visita importante quella del Presidente Oliverio, che sta facendo in tutti i comprensori per rapportarsi un po' con le esigenze che tutti rappresentano. Potrebbe essere anche un momento buono perché un po' l'utilizzo per esempio dei fondi strutturali europei potrebbe dare un po' di ossigeno a delle iniziative che però secondo me dovrebbero avere più la caratteristica di essere iniziative che facciano uno sviluppo del comprensorio e non più del singolo paese. E voi lo sapete, si parla in numerosi convegni ormai di fusione di comuni, anche le unioni di comuni di cui al testo unico della legge 267 del 2000 non stanno dando diciamo, i risultati che ci si aspettava. Adesso si parla di fusione dei comuni, ci sono studi anche di tipo economico-sociale portati avanti qui alla cattedra di economia dell'Unical che soprattutto per alcune situazioni farebbero pensare a un bene per i nostri comprensori. Quindi
e penso che il convegno di oggi sia importante anche per questo, perché il Presidente Oliverio sentirà dalla diretta voce dei sindaci le esigenze delle popolazioni e quindi può darsi che, ecco, al di là, come dire, non è un momento nemmeno di promesse, ormai si tratta di dare delle alternative a questi comprensori che possano evitare lo spopolamento, perché i giovani se ne vanno e quindi questi paesi, anche belli come San Mango, vedete qui siamo in una bella struttura che è il Palazzo della Cultura, se non viene poi utilizzato si svuota di ogni significato, quindi è importante che il Presidente della Giunta regionale diciamo ne sia a conoscenza. E poi il Presidente Oliverio, da questo punto di vista, io lo conosco per intrattenere rapporti frequenti con la struttura diciamo regionale, è una persona che tiene davvero a cuore le sorti della Calabria, quindi anch'io spero che questo incontro possa avere dei risvolti positivi per il comprensorio. Ebbene amici, sì, è con grande gioia che incontriamo oggi qui a San Mango d'Aquino in questo convegno organizzato dall'onorevole Leopoldo Ceffallo qui nella sua San Mango, il presidente della regione, l'onorevole Mario Oliverio. Un'importante giornata oggi dedicata appunto al progetto di sviluppo del comprensorio. Allora, lei è qui per dire a tutti gli intervenuti, tantissimi sindaci invitati dall'onorevole Mario Ceffallo, che cosa? Ma io ringrazio innanzitutto Leopoldo Ceffallo, il sindaco di San Mango, per aver organizzato questo incontro che vede la presenza di tutti i sindaci del comprensorio, un comprensorio importante con grandi potenzialità della nostra regione. Qui oggi discutiamo dell'utilizzazione delle risorse comunitarie che abbiamo programmato e per le quali già sono in pubblicazione i bandi volti alle imprese, volti al mondo dell'agricoltura, volti ai comuni per utilizzare queste risorse nel modo più intelligente, migliore, in direzione dello sviluppo. Siamo per discutere anche della rete infrastrutturale, in modo particolare dello svincolo che collega l'autostrada, lo svincolo di San Mango con la SS18, e naturalmente per fare del sistema degli svincoli sull'autostrada opportunità di sviluppo per il territorio. Noi abbiamo messo nella programmazione che abbiamo definito con il MIT risorse importanti per l'autostrada, intanto per la realizzazione dell'ammodernamento da Cosenza ad Altilia, che è l'unico tratto che rimane ancora da ammodernare su un nuovo tracciato, e poi una programmazione degli svincoli dell'autostrada che attraversa la Calabria, tra i quali c'è lo svincolo di San Mango. Abbiamo allocato 20 milioni di euro che consentiranno di fare di questo svincolo uno svincolo che collega la costa, la SS18, ma anche dà un'opportunità ai comuni, il comune di San Mango, il comune di Cleto, che noi pensiamo debba essere questa un'opportunità perché sia collegato con l'asse autostradale, per aprire appunto il territorio ad una opportunità. Quindi io ringrazio Ceffallo per questo, perché ci sono tutti i sindaci del comprensorio per discutere appunto di queste opportunità che il territorio deve cogliere. Appunto, tantissime opportunità che lei sta dando sicuramente ai calabresi. Cos'altro aggiungere ai nostri amici calabresi che in questo periodo hanno un po' di difficoltà? Ma le difficoltà sono determinate da un lungo periodo di crisi, da ritardi accumulati nel corso degli anni. Noi dobbiamo adesso utilizzare bene le risorse che abbiamo programmato per recuperare questi ritardi, ma soprattutto per creare opportunità di lavoro, sviluppo. Noi abbiamo anche pensato ai problemi più dell'emergenza, definendo un piano di contrasto alla povertà e di politiche sociali, di sostegno attivo appunto, che via via sono in pubblicazione anche per offrire queste opportunità. Quindi da una parte la programmazione per costruire condizioni di sviluppo per il miglioramento delle infrastrutture, dall'altra anche programmazione di risorse per rispondere ad un'emergenza sociale che è drammatica. Grazie Presidente, buon lavoro, a De Maiore.